Buongiorno, buongiorno e benvenuti sul canale di Grillo 2209. Ci siamo, D-Day, quindi stiamo andando a ritirare finalmente la bestiolina. Adesso scusate, ma come vedete ho 30 cose in mano, sto capendo più una mazza, adesso apro il cancello. Mi sono venuti anche a prendere, ho un autista, tra virgolette, di eccezione che mi accompagna a prendere la moto così che posso poi tornare a casa tranquillamente. Ci vediamo direttamente davanti al concessionario. Datemi un attimo, anzi, datemi un click sul mi piace, iscrivetevi al canale e andiamo a ritirarla. Allora, aspettiamo Stefano. Nel frattempo. Spettacolo, bellissimo. Comunque, le due modifichine che ho fatto, che vi faccio vedere, è fantastica. Allora, prima cosa che ho fatto è togliere i catarifrangenti. Qui c'era un bel catarifrangentone che ho tolto perché non si poteva guardare, come vedete, sia lato sinistro che lato destro. Successivamente abbiamo messo le manopole riscaldate perché comunque, bene o male, le mattine piemontesi non sono proprio delle più calde. Il portatarga, che diciamo l'originale era una cosa indecente come questa. Mentre invece, eccolo qua, molto più piccolo, questo è della Evotec Performance e non infastidisce il radar posteriore. Successivamente abbiamo, beh, la frizione aperta, che diciamo è tutta un'altra cosa. STM, ufficiale Ducati, la cover Ducati Performance, che dire? Ci voleva. Ok, in questo momento c'è il vero delivery, quindi la moto è su asfalto, diciamo la prima volta che le gomme toccano l'asfalto. Primo avviamento, quindi abbiamo acceso il dashboard per la prima volta. Quando tu schiacci il tasto centrale, la moto legge la chiave che tanto tu avrai in tasca. Check dello strumento, check degli specchi e arriva lì. 1 hour later. Allora, dopo il mega spiegone di Stefano, super dettagliato, che vi ho sintetizzato molto velocemente, niente, siamo pronti per partire. Qui c'è una bella maglietta del grande Pecco che Stefano mi ha omaggiato. Adesso tra poco impostiamo il Ducati Connect, mettiamo per la prima volta il navigatore sulla dashboard, partiamo e andiamo a casa. Dovevo fare un giro un po' più lungo, ma si è fatto un po' tardi e quindi diciamo che il primo giro serio lo faremo poi domani. Oggi riprenderò comunque il viaggio di rientro a casa in modalità impedito, perché ovviamente la prima uscita non è mai quella, diciamo, proprio più agevole, però niente, spero che almeno questa parte vi sia piaciuta. Adesso ci facciamo un giretto fino a casa e poi ci rivediamo quando la mettiamo sotto la tettoia. A dopo. Allora, dopo un attimino di casino per impostare sto SIGIC, partiamo e facciamo i primi chilometri. Ovviamente la raccomandazione è stata sia per la questione relativa
alle gomme che sono super incerate, sia per la questione relativa ai freni che sono nuovi. Quindi diciamo con calma, con molta calma. Modalità touring mi ha consigliato vivamente di stare diciamo sotto i 7000, quindi primo giro super impedito, ve lo dico subito, anche perché è la prima volta che ho questo tipo di moto che ha un ingombro abbastanza grosso. Basta guardare il serbatoio, mi sembra immenso. E manubrio largo ci sono abituato e niente, adesso vediamo come va. La facciamo scaldare un attimino. Siamo in touring, quindi diciamo che è la mappa quella più tranquilla, anzi c'è l'urban che è ancora quella un po' meno. Vediamo come si muove nello stretto. Ah, se arriva una chiamata ovviamente lui si disattiva. I giri li abbiamo comunque sulla parte destra del monitor, come vedete. 1350 adesso, fermi. Comunque luci adattive, la freccia si toglie da sola, vediamo. Sì, perfetto. Quindi disinserimento automatico della freccia, ma questo c'era già anche sullo Street Fighter. Come vedete si illumina la spia sullo specchietto quando si ha una macchina che passa a sinistra. Voi non potete sentirlo, ma c'è quel profumo di motore nuovo, del nuovo, un po' come quando si entra nella macchina nuova che c'è l'odore della pelletteria nuova. E però la prima impressione è comoda. Le sospensioni ottimali, siamo in modalità touring ovviamente. Magari poi se metto a posto anche un po' gli specchietti sarebbe meglio. Mode, ah ecco, perfetto. Quindi spostiamolo su sport. Proviamo già subito il cambio di impostazione del motore. Comunque cambio elettronico, siamo a bassi giri, attualmente non sta lavorando come dovrebbe, però pare già molto fluido e diretto. Sì, la differenza tra sport e touring si sente tanto, è decisamente più reattiva, cioè il comando del gas, occhio. 7000, ricordati. Adesso qua mi aspetta la coda sicuro. Infatti. E lo sapevo. Ok, passata la coda, riprendiamo la strada verso casa. Aria ce n'è, meno che sul 6,90 ovviamente. Comunque a 6,600 siamo a 151 all'ora e ne ha ancora tanta, ma tanta. Ah ecco, una cosa, lo scarico molto più silenzioso rispetto allo Street Fighter V4. Street Fighter V4 era una cosa improponibile, indecente, già con la marmitta normale. Questa è
decisamente più silenziosa, più cupa, più omologata, decisamente meglio. Ecco, una cosa che non so è se io volessi uscire dalla modalità navigazione, cosa devo fare? Aia, 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 aspetta, diamo ausilio al collega. Qua si è bucato. La pedana è andata. Hai bisogno di qualcos'altro? A posto? Figurati. Collega motociclista aiutato. Niente, torniamo a casa, che è meglio, perché queste cose diciamo che non sono proprio incoraggianti, come si dice. Però vabbè, è successo. Brutto da dirsi, ma meno male non a me, però potrebbe capitare un giorno, chi lo sa, e se uno ha qualcuno che ti dà una mano è sempre bello. Solidarietà. Devo farli in fretta sti 1000 chilometri. Allora, il tagliando ce l'ho già prenotato per il 25 di giugno. Bene, siamo praticamente arrivati a casa, c'è quest'ultimo pezzo dove c'è qualche curvetta. Spero che il video vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a me questa giornata. Rimanete sintonizzati, se vi è piaciuto ovviamente il mi piace è d'obbligo, e iscrivetevi se volete vedere altre peripezie della V4 RS 937. Ok ragazzi, è stato un piacere, ciao.